Buonasera e benvenuti a Replay. Sincronizzate gli orologi, sono le 21.02, inizia un nuovo corso per Replay dopo il numero 0 della settimana scorsa, la seconda giornata. Siamo in diretta con la novità anche dalla nostra pagina Facebook, Replay del lunedì. Avete già scritto in tanti durante la giornata, evidentemente ci avete seguito durante le telegiornate, avete visto i servizi di sport e aspettavate questo appuntamento e noi vi ringraziamo per essere davanti ai teleschermi. Allora, parleremo di calcio calabrese, dalla Lega Pro alla Serie D, e oggi dobbiamo parlare soprattutto di arbitri, a quanto pare, visto che su quattro squadre calabresi che partecipano alla Serie D, tre si lamentano, una che ha vinto, una che ha pareggiato e una che ha perso. In particolare in Montalto ci sarà un caso interessante che potrà far scuola, siamo pronti a studiarlo, a vivisezionarlo, a sentire anche il fischio dell'arbitro per capire cosa è successo sul Tarsitano di Paola. Poi parleremo del Cosenza, Cosenza che ha vinto bene nonostante qualche errore sotto porta. Anche qui c'è un problema che riguarda l'arbitro, ossia un gol annullato da Arcidiacono. Vedremo anche questa azione, anche se le nostre immagini, lo diciamo subito, non chiariscono al 100% se il gol fosse regolare o meno. E si lamenta anche il Sambiase che ha perso contro il Città di Messina, c'è stata anche un'espulsione, noi parleremo con uno dei protagonisti e vedremo anche le immagini. Poi la Vibonese invece che se la prende un po' con se stessa perché non è riuscita per mancanza di esperienza probabilmente a portare in porto e portare a casa tre punti importanti che stava conquistando a Paternò subendo poi il pareggio. Buonasera Franco Segreto. Buonasera a voi. Buonasera a Manolo Moscia, lo possiamo dirlo, segna buonasera. Sempre, per ora soltanto lui, però segneranno anche gli altri, ma l'importante è che il Cosenza abbia un cannoniere come Moscero che l'anno scorso ha siglato quante reti? 21, te l'ha suggerito Franco. Un altro Franco Giugno, un diavolo per capello, capiremo anche il perché no, vedremo le immagini. Si è già stemperato la lira? Sono un temperamentoso al momento, poi dopo... Poi bisogna comunque, credo che sia necessario riappropriarsi dei propri equilibri, perché sennò non si va da nessuna parte. In quel momento eravamo convinti e siamo comunque convinti di aver subito un errore clamoroso da parte della terna arbitrale che ha condizionato fortemente il risultato finale. Però poi c'è anche dell'altro, cioè ci sono anche gli errori nostri, quindi ne parliamo dopo. E ci dirà tutto il mister dopo, come ci racconterà tutto di questa gara giocata contro la seconda squadra, possiamo chiamarla così, di Messina, che viene dall'eccellenza, la Città di Messina, che il Sambiase è riuscito a raddrizzare con un gol di Lio dopo un rigore sbagliato, poi un altro rigore sbagliato da parte di Tiscione e la rete poi finale per una sconfitta che brucia abbastanza anche qui per questioni arbitrali. Ne ha fatto le spese Massimo, che è stato espulso. Sì, buonasera a tutti anzitutto. Credo sia stata una partita caratterizzata molto dagli errori arbitrali. Purtroppo il risultato è stato negativo, comunque si va avanti, ne parleremo dopo comunque. Anche perché i tre punti comunque... Morelli è un po' abbacchiato. Sì, abbacchiatiello. Gli dispiace non giocare settimana prossima? No, perché la prossima settimana devi incontrare il Montalto, quindi il tuo ex allenatore. Fa male sia perdere ieri, perché credo che se fossi rimasto in campo non l'avremmo mai persa la partita. E poi domenica dispiace perché è un derby, poi col Montalto mi sarebbe piaciuto giocare. Non ci saranno Okorogi e Morelli. Okorogi deve dare una regolata, però consentire, perché è arrivato qui la prima partita, l'ha squalificato, gioca una partita. Vabbè, bisogna vedere che cosa è successo. Vedremo anche le immagini, poi vedremo un attimino quello. Mi sembra un po' irruento il ragazzo, poi il mister ci darà. Purtroppo delle immagini vedremo solo il dopo. Davide Franceschiello, buonasera e bentornato nei nostri studi. Lui ha scritto oggi della tattica anche adottata da Gianluca Gagliardi, il 3-5-2. Si chiede, se non sbaglio, alla fine se in casa verrà adottato anche questo modulo oppure si opterà per il 4-3-3. Io ho il sentore che lui adatterà i moduli all'avversario, perché siamo partiti con il 4-3-3 e poi il 3-5-2. La squadra è abituata a fare il 4-2-3-1 dall'anno scorso, quindi è una squadra molto duttile, i giocatori si applicano pure bene, seguono il mister, quindi penso che sia orientato più verso questa scia. Poi non lo so se la squadra è completata, perché dovesse arrivare una punta vertice, poi a seconda dei giocatori a disposizione come
come ci può dire meglio il mister Giugno, uno può, come esperienza, come mister, può anche adattare ai giocatori che ha la formula della squadra. Questo penso che sia la formula migliore. In base ai giocatori che uno ha, adatta il modulo di gioco in campo. Allora, io colgo l'occasione per ringraziare Rodolfo Magliocchi, Enzo Leonetti e Vittorio Chiuto, c'è anche Giuseppe Costanzo in messa in onda, e questa è la nostra pagina Facebook, Replay del lunedì, ci sono già 66 mi piace che stanno crescendo a vista d'occhio, tanti amici, e poi ci chiedono intanto se c'è un'applicazione per seguire lo streaming sul telefonino, poi ci parlano anche degli equilibri della trasmissione, a questi ci pensiamo sicuramente, ci pensiamo noi, e poi Massimo Mitidieri, in vista della prima puntata, i migliori auguri di buon lavoro a tutto lo staff, e noi li ringraziamo, e naturalmente Massimo sarà nostro ospite anche nelle prossime settimane. Adesso da questa postazione, da Facebook, lancio il servizio della collega di Acireale Volcan sulla partita del Cosenza, vediamolo. Seconda giornata di campionato, seconda sconfitta per la Ciale che dunque resta a 0 punti. Una partita, quella col Cosenza, che si è messa subito in salita per i granate. Allora vediamo subito le azioni salienti di questa partita, così da poter capire anche come è maturato questo risultato a sfavore della Ciale e in favore dei lupi calabresi. Intanto l'ingresso in campo con due piccoli bambini, mascotte quest'anno della Ciale in questo esordio di campionato. Ancora qualche cambiamento rispetto alla formazione di domenica scorsa operata da mister Gardano, che non sedeva in panchina per la squalifica. Ma il Cosenza si fa subito vedere. Al secondo minuto sfugge a tutti Mosciaro, prova il pallonetto su Pandolfo che chiude efficacemente. Al terzo la risposta di Tedesco che serve Ancione, cross in aria, un difensore manda in angolo del primo della partita. Dalla bandierina poi c'è il colpo di testa di Tedesco che finisce alto. Al quinto proprio l'episodio chiave della partita, espulsione di Silvestri per fallo commesso su un avversario, calcio di rigore e la rete trasformata da Mosciaro. Deve operare dunque subito una sostituzione mister Gardano, fuori Ancione, dentro Elefante. Al decimo ancora Mosciaro prova a sorprendere la difesa di casa ed è, dobbiamo dire, un monologo del Cosenza. Al 24esimo un angolo, il pallone attraversa tutta l'area da sinistra, arriva il tiro e Scilipoti salva sulla linea. Al 26esimo ancora Cosenza in attacco, Arcidiacono ispira Salvino, pericoloso il suo cross che taglia tutta l'area. Al 29esimo ancora un'azione per il Cosenza, un salvataggio in extremis, mentre gli stessi rossoblù protestano per un tocco di mano proibito in aria. Al 31esimo un'opportunità a granata, ma si conquista solo un corner. Al 34esimo scontro tra Pandolfo e Liotti, lanciato a rete, restano a terra, entra anche la Barella, poi però entrambi si rialzano. Al 39esimo incredibile cosa sbaglia Salvino a tu per tu con la porta della Cireale. Si conclude il primo tempo con il risultato di 1-0 per il Cosenza e Cosenza in fase di attacco. La ripresa è completamente invece diversa. Pronti via c'è un tiro di Tedesco che si abbassa ma tocca solo il retro della rete. Arretra il baricentro del Cosenza, all'ottavo tiro di Cortese blocca strafasce sicuro. Al nono risponde il Cosenza con Arcidiacono, il suo tiro è fuori. Poi iniziano le sostituzioni, all'undicesimo fuori Castellano per la Cireale, dentro Tomarchio. Al diciassettesimo fuori Fiore per Guadalupi nel Cosenza. Al diciottesimo scambio Tedesco-Cortese, strafasce blocca in due tempi. Al 21esimo una punizione per il Cosenza per fallo di Elefante, tira Mosciaro, finisce fuori. Al 28esimo dall'angolo il pallone attraversa il nocco tutta l'area cosentina e finisce dall'altro lato. Al 29esimo poi la sostituzione di Mosciaro per Marano. Al 30esimo c'è anche un episodio di un gol in fuorigioco, Gagliardi protesta vivacemente e viene espulso dall'arbitro. Al 35esimo fuori per infortunio Sicignano, dentro Bruno. Sono gli ultimi minuti della gara, la Cireale ancora cerca di andare in avanti, quindi presta il fianco ai contropiedi. Al 38esimo infatti in due scappano, non scatta il fuorigioco, Pandolfo esce e Patti fa davvero un miracolo. Al 40esimo terza e ultima sostituzione per la Ciale, entra Iannelli, esce Macri. Al 42esimo Benincasa fa fallo su Cortese, secondo giallo rosso, dunque anche il Cosenza in 10. La punizione di Cortese finisce alta e poi con 5 minuti di recupero finisce la gara tra Cirale e Cosenza con la vittoria del Cosenza qui al Tupparello per 1-0 con la rete su calcio di rigore di Mosciaro al quinto del primo tempo.
Allora, una vittoria che non arrivava dal 71, io non ero ancora nato, io non c'ero, quindi è la prima vittoria che seguo del Cosenza ad Acireale. Allora Manolo, subito un commento, le immagini parlano chiaro, il Cosenza ha sprecato, se la settimana scorsa aveva sprecato più che altro con gli under, questa volta è stato Arcidiacono che aveva una foga e una voglia di giocare incredibile, un'occasione clamorosa quella finale, ma anche il pallonetto un po' grida vendetta, e poi c'è il gol annullato che vedremo, poi analizzeremo più in là. Sì, penso che le immagini le avete viste tutti, diciamo, meritavamo soprattutto il primo tempo di chiudere sul 2-3-0, perché abbiamo creato 5-6 palle da gol nitide, quindi dobbiamo essere più cinici sotto porta, perché comunque queste partite qua tante volte se non le chiudi basta un tiro della squadra avversaria che purtroppo perdi due punti, ti pareggiano la partita e ritorni a casa giustamente insoddisfatto. Quindi bisogna, secondo me, lavorare con più cattiveria durante l'arco della settimana, negli allenamenti, perché non si possono creare 7-8 palle gol a domenica e fare un gol come abbiamo fatto sia domenica con la Cireale e la domenica prima con la Nice. Del resto gli attaccanti avversari, li abbiamo visto, sono Tedesco e Cortese, due vecchie conoscenze della Cosenza Sportiva, sono rimasti abbastanza lontani dall'area di rigore, hanno provato poi nel secondo tempo, quasi un po' spaventati dalla retroguardia cosentina, a tirare dai 25-30 metri. Sì, ieri la cosa, diciamo, che penso a me sia a tutti quanti è piaciuta di più è stata proprio la linea difensiva, come è impostata la partita, perché abbiamo subito se non niente, quasi niente, perché l'unico tiro in porta che hanno fatto è quello là di il secondo tempo di Cortese, che ha bloccato in due tempi il portiere. Per altre occasioni non sono mai presentati vicino alla nostra porta, quindi questa è una cosa che ci fa ben sperare per il futuro e va bene così. Siccome abbiamo visto anche, Franco, la partita con il Messina-Cireale, abbiamo visto che la Cireale ha creato un po' di più, ha ballato in difesa sulle scorribande di Corona e Cocuzza, però ha creato qualche pericolo in più al Messina, evidentemente questa difesa a tre può funzionare. Poi non so le condizioni siciliane quali sono. Ma guarda, l'avevamo già visto nel corso della settimana, che il mister Gagliardi aveva provato questa linea a tre con giocatore di un certo spessore, di una certa esperienza, Parisi, Sicignano e Parenti, proprio perché poi lo ha spiegato alla vigilia della sfida, voleva e desiderava mettere in campo giocatori di una certa esperienza che non soffrissero nell'uno contro uno, però desiderava anche un centrocampo più robusto, da qui il passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2. Inserendo poi quattro giocatori nuovi rispetto a quella che era stata la formazione iniziale con la Nissa del Pronti e Via, infatti è giocato dal primo minuto il 94, Liotti, esterno di centrocampo a sinistra, poi è stato inserito Pietro Arcidiacono che la domenica precedente aveva scontato il turno, diciamo, di squalifica, sono usciti Varriale e Marano perché poi per la conta degli under hai un 92 in porta strafacili, gli altri due 93 erano Salvino e Pesce, quindi ha dovuto fare un po', non dico di necessità virtù, perché c'è una rosa abbastanza pletorica, 30 giocatori, voglio dire, poi attingere sempre e comunque, tant'è che in questo momento gente magari come Scigliano, che ti posso dire, Giuseppe Caputo, lo stesso Piromalla non trovano spazio, sono giocatori che poi torneranno, se resteranno a Cosenza, utili ovviamente alla causa. Detto questo, io dico che quando poi un allenatore studia le squadre avversarie e porta a casa tre punti pesanti, bisogna dire solamente bravo, ha avuto ragione a cambiare in corsa questo modulo, che poi, se ricordi bene, avevamo visto anche a Lorica, sì, nell'amichevole contro il Soverato. Quindi io sono d'accordo sul fatto che non sarà un modulo fisso, duraturo per tutta la stagione, però una squadra, come diceva lo stesso Gianluca Gagliardi, che mira ad un torneo d'avanguardia, è giusto che sappia cambiare pelle poi in corso di gara, anche modulare, come diceva un allenatore che è passato qui a Cosenza tanti anni fa, in base anche all'avversario. La Cireale mi è sembrata una squadra che ha avuto un po' di timore reverenziale del Cosenza, così come la Nissa, tant'è che
come sosteneva giustamente l'amico Manolo Mocero, doveva beccare 3-4 gol. Qui ritorniamo sempre al discorso, il refrain che ci portiamo dietro un po' dallo scorso anno, dallo scorso campionato: si crea tanto ma si finalizza poco. A me è piaciuta moltissimo la battuta poi del dopogara dell'allenatore, quando, quando ha detto poi da martedì in poi ci alleneremo per cercare poi le conclusioni in porta e quindi per cercare la finalizzazione. Se fosse finito quel primo tempo 3-0, 4-0 nessuno avrebbe avuto da perché dire. Poi torna un altro leitmotiv, usando una frase che ha usato anche Gagliardi, il fatto che in 11 contro 10, così come è successo l'anno scorso, immagino, ricordo col Sambiase, il Cosenza non riesce a chiudere, o comunque con Lacri per esempio, gestione Patania. Quella col Sambiase dello scorso anno effettivamente, poi R è uno che lo conosce benissimo, Massimo Morelli, è un allenatore che non molla mai, lo ha dimostrato. A Scalea l'anno scorso diciamo che più che altro abbiamo mollato noi. andiamo a vedere infatti al Tarsitano la sintesi di Montalto Gelbison, così parliamo anche di Erra, che fra l'altro ha rilasciato una dichiarazione essendo un bravo ragazzo, era in difficoltà nel finale di gara, sì, quando ha dovuto commentare quello che è successo nella partita, nei minuti finali della partita. Vediamo al Tarsitano con le immagini di Enzo Leonetti la squadra del Montalto di Franco Giugno, con il piemontese in campo, Corogi appunto, e questa è la Gelbison, una maglia rosso-blu, Galantucci fuori, c'era Senè, altra vecchia conoscenza, e Spicuzza in porta, che i tifosi calabresi ricordano bene. Allora, questo è il Montalto che manovra nelle prime fasi ed è un ottimo avvio del Montalto, che sfiora subito la rete con piemontese. C'è un calcio d'angolo successivo, colpo di testa di Ginobili, la posizione centrale di questa conclusione. Poi questo invece è Grimaudo, un 94 interessante, scambia con Senè, poi va alla conclusione, un diagonale che si perde sul fondo, c'era un compagno ben appostato. Attenzione a Manzillo, esperto in calci di punizione, e questa volta ci arriva De Lucia, ottimo riflesso. Poi Sifonetti, siamo nel secondo tempo, la palla arriva a Zangaro che se la trova lì e non riesce a orientarla verso la porta. Attenzione a Occhiuzzi che come un falco si avventa, Zangaro, c'è una leggera deviazione che inganna Spicuzza, gol bello e importante per il vantaggio del Montalto. Attenzione a questa azione perché c'è un rinvio dopo un fallo laterale, ma poi lo studieremo meglio, l'espulsione di Okorogi, vedremo, ci sono tutte le immagini che mostreremo dopo quando parleremo di questo argomento con Franco Giugno, e vedremo poi anche la fase finale con il gol di Senè che si aggiusta il pallone e batte De Lucia per il gol dell'1-1. Poi dopo ci sarà la palla a centro, Franco Giugno. Parliamo della partita prima dell'episodio, se è soddisfatto della prestazione dei suoi. Guarda, noi non abbiamo disputato una prima parte ottima, vuoi per il caldo, vuoi perché comunque abbiamo qualche giocatore che ancora non è al meglio della condizione, e soprattutto perché dall'altra parte c'è un avversario, devo dire la verità, molto molto fisico. Io ho visto il DVD in settimana, questi hanno almeno 6 giocatori oltre 1,85 m, molto forti fisicamente, che ci hanno creato dei problemini. Abbiamo avuto, come si evince dall'immagine, una partenza bruciante, abbiamo creato 2 palle gol subito. Poi dopo loro si sono messi bene in campo, ci hanno contrastato soprattutto sulla fisicità, e hanno costruito pure loro qualcosina nel finale di tempo. Quindi diciamo il primo tempo non è stato brillantissimo da parte nostra, invece la ripresa è stata un'altra musica. Abbiamo sempre giocato noi, abbiamo messo l'avversario là dietro fino a quando non siamo andati in vantaggio, ma potevamo andare in vantaggio prima, come si evince da quell'immagine, ma anche da altre occasioni. Potevamo chiudere la partita in modo clamoroso sull'1-0 con lo stesso Zangaro e Piemontese, 2 occasioni importanti, non l'abbiamo fatto. E poi alla fine c'è stata, io vorrei parlare prima della sciocchezza dei miei giocatori, perché se no non guardiamo mai la cosa. No, perché sai, il giocatore tende sempre a scivolare le responsabilità, ce l'ha come proprio vizio. Allora qui c'è una responsabilità ben precisa, c'è una palla a 80 metri alla porta nostra, siamo già oltre il quarto minuto di recupero, l'arbitro aveva dato 4 minuti di recupero, quindi stava lì per fischiare con Piemontese, tra l'altro in pressione su quella palla, tanto è vero che fa fallo di mano. Ecco, a 80 metri più dietro è inammissibile che tu possa comunque scalciare un avversario o che dir si voglia sia successo. E qui è fatti buttare via a partita finita, a partita vinta, con la palla 80 metri lontana dalla nostra porta. Questa è una sciocchezza che
clamorosa che noi dobbiamo analizzare, domani lo faremo all'interno dello spogliatoio con molta serenità ma anche con molta franchezza come faccio io. E questa è la nostra pecca più grande. Poi passiamo alla seconda parte, possiamo parlare della cosa dell'arbitro, ne possiamo parlare adesso quando vuoi tu. Quella non fa parte più della cosa tecnica, però fa parte del regolamento di gioco. Abbiamo bisogno di tempo per analizzarla perché ci sono delle immagini che sono le uniche, in esclusiva. Ciò non toglie che noi meritavamo la vittoria in modo indiscutibile. Il secondo tempo non si conta nessun tiro in porta da parte dell'avversario, tranne 3-4 calci d'angolo costruiti su palle lunghe e dovuti alla disperazione che non hanno fruttato niente. Il nostro portiere non ha fatto una parata. Poi, se vogliamo, l'altra ingenuità è sulla punizione stessa, quando l'unico attaccante di forza che avevano loro lo lasciamo marcare a Piemontese, che non ha l'abitudine, come potrebbe essere Mocer uguale, a marcare in area di rigore a partita finita, magari con poca lucidità, l'avversario più pericoloso della squadra, certo, dell'altra squadra. Certo. E questa è stata un'altra ingenuità. Quindi, perché se voi vedete bene dall'immagine, questa palla arriva, lui la mette a terra, lo facciamo girare e chiude verso la porta con estrema facilità. Allora, vediamo, chiedo alla regia se è possibile mostrarci, se abbiamo tempo, le immagini di Città di Messina-San Biase, così ne parliamo anche con Massimo Morelli di questa partita, ce la commenta lui con il gol lampo di Tiscione e poi il pareggio di Tonilio, i due rigori sbagliati, scusate, non di Tiscione, di un altro giocatore della Città di Messina ha segnato il gol, Saraniti, sì, e poi la rete. Siamo nello stadio storico di Messina. Paternò questo gioco. Questo è Paternò Vibonese. No, abbiamo Città di Messina San Biase, ho chiesto. Scusate, è fuori scaletta, quindi è comprensibile l'errore. Abbiamo fatto un salto di parecchi file per vedere questo servizio. Quindi chiedo Città di Messina San Biase in modo da vedere le immagini che commentiamo con Massimo Morelli. Intanto naturalmente vi invito a mandare i vostri messaggi su Facebook, nella pagina. Questo ecco qua, celeste. Siamo al celeste di Messina con le immagini di Città di Messina, San Biase. Questo è il primo calcio di punizione e poi la rete di Saraniti. Questo è il gol dell'1-0 per Città di Messina. La reazione qual è stata? Oppure abbiamo già... No, niente, abbiamo preso gol dopo 5-10 minuti nella nostra disattenzione. Dovevamo marcare, non abbiamo marcato. Comunque, poi la partita è stata per tutti i 90 minuti. C'è stata solo una squadra in campo e siamo stati noi, anche dalle immagini si vede. Abbiamo sbagliato il rigore con Ollio, anche se c'era il rigore prima. Comunque abbiamo avuto diverse occasioni per riacciuffare il pareggio. Poi siamo andati alla fine del primo tempo in svantaggio, subito l'entrata ha fatto un gran gol Lio, 1-1, poi dopo 5-10 minuti, dato che l'arbitro aveva tolto un giocatore loro verso la mezz'ora del primo tempo, io ero stato già ammonito, si è inventato un rigore dopo 10 minuti, dove mi ha preso la schiena dietro, di schiena, mi ha dato rigore e dato che era già ammonito mi ha espulso. Pure. Niente, poi ha sbagliato il rigore Tiscione, dopo 5 minuti ha fatto un gol Tiscione un po' strano e dopo non siamo riusciti a recuperare la partita. Credo che abbiamo fatto un'ottima partita, anche da considerare che siamo una squadra molto giovane, no? Tolti 3-4 persone grandi che bene o male hanno fatto questa categoria. Questo è un gran gol quello di Lio, davvero sì. Bellissimo, al sesto minuto. Ha sbagliato il rigore, è rimasto un po' pietrificato, poi invece si è fatto perdonare. Poi qua c'è... Schiena. Sì, e invece è un calcio di rigore ed espulsione. Sì, tra l'altro è girato di spalle, lo rivediamo dopo. In effetti Morelli si scherma quasi dal tiro, viene parato comunque. No, ma perché sai, dopo tanti anni che giochi, infatti alla fine del problema gli ho detto all'arbitro, senti, sono già ammonito, ti raccomando, io non faccio niente, siamo già 10 contro 10. Sì, non ti preoccupare. Come infatti, dopo un quarto d'ora mi ha tolto fuoco. Ti ha preso la lettera. Ah, e questo è il gol di Tiscione, incredibile, sì. Da posizione defilatissima è riuscito a metterla dentro.
Però la cosa positiva è che abbiamo fatto una grande partita, al cospetto di una squadra a dir loro attrezzata per un qualcosa di importante, ma io che non ho visto, perché forse hanno qualcosina in avanti, ma dietro com'è questa al centrocampo ho visto una squadra normale. Normale. Ci sono diciamo normale. Che magari fa la differenza in avanti. Sì, sì, avanti Saraniti che l'anno scorso ha fatto 24 gol in eccellenza, quindi dovrebbe essere una coppia abbastanza... Hanno qualità davanti, però è una squadra che farà media o bassa classifica secondo me. Poi il campo inciderà, sarà il campo a dire come va. Davide, è il momento in cui molti dicono abbiamo ambizioni, ma adesso andiamo in pubblicità e poi ci rivediamo fra pochissimo, dopo la pausa, per parlare di tutti gli altri argomenti che dobbiamo affrontare fra poco. Di nuovo in studio, seconda parte di Replay. Davide, dicevamo delle ambizioni, quali sono le squadre secondo te che hanno confermato queste ambizioni e che resteranno in alto? Una volta, l'anno scorso parlavamo dell'Adrano e dell'Acri, di questi tempi che erano a punteggio pieno, andavano come frecce. Ora c'è il Messina, che vedremo varie le immagini, il Savoia e altre formazioni che vogliono recitare la parte da protagonista. La domanda sembra fatta apposta, non so se l'hai fatta apposta, però... La settimana scorsa è uscito uno speciale di Cosenza Sport, abbiamo presentato tutte le rose delle formazioni, quindi questo te l'ho chiesto. Di riffo di raffa ho dovuto vedere un po' tutti i giocatori che animano questo campionato. Secondo me ci sono due squadre al di là di tutte, che sono Cosenza e Messina. E io do una leggera prevalenza al Cosenza in virtù del fatto che il Cosenza può usufruire di buona parte della squadra dell'anno scorso. Invece il Messina è una squadra ex novo, tranne che per Cocuzza e per Corona. Tutti gli altri sono completamente... Ha qualcosa di meno, secondo me, a centrocampo rispetto all'anno scorso. Qualcosa di più in difesa, forse? Un ignoffo? Pensi che no, ma l'anno scorso aveva gli occhi pinti, sì, sì. Lo Picco, insomma, come giocatore ne aveva... Secondo me era più forte l'organico dell'anno scorso. Cioè, nonostante è una squadra... Poi c'è il Savoia, una squadra che comunque da sta facendo bene. Il Savoia è una squadra molto giovane che se dovesse continuare con questi esplodi di Incoronato, che è già arrivato a 3 gol, secondo me può fare bene. Poi ieri al Giro di Torre Annunziata c'erano 3.500 spettatori. Il Savoia è una squadra di tradizione. Ha fatto la Serie B, ha fatto la Serie C, quindi è stata molto pompata dai giornali della zona, quindi è una società ambiziosa, quindi potrebbe inserirsi bene e giocare sull'entusiasmo di parecchi giovani che ha. Come esperienza vedo meglio la Cavese, ha giocatori molto più esperti rispetto al Savoia, però è partito male. Qualche altra squadra che secondo me ha un buon organico, l'Agropoli a Manfredini, anche se ieri non l'hanno fatto giocare per scelta tecnica. C'è un buon livello tecnico, non lo so se è pari o inferiore a quello dell'anno scorso. L'anno scorso è stato giudicato molto male, però per esempio c'è la Vibonese che è una società che ha potenzialmente
può rappresentare una buona squadra. Al momento è partita in ritardo, certo, però certo. Il fatto però, già che non abbia perso c'è in chi queste... giura sulla qualità del centrocampo della Vibonese di Sola. Poi secondo me una buona squadra è il Paternò, il comprensore Paternò, normale. Dove c'è Strano c'è sempre qualcosa. Una squadra di che buono. Praticamente è l'Adrano che si è trasferita a Paternò. Con in più Mastro Lilli che è già capocannoniere, che ha fatto già del male alla Vibonese con 4 reti, quindi penso che sia una squadra. Il Montalto, visto che c'è Mister Giugno, mi permetto pure di aggiungere il Montalto tra le squadre subito dopo, tra il sesto e settimo posto, insomma un campionato, io vedo nel Montalto un campionato tranquillo. Un campionato tranquillo, se riuscirà a potenziare un po' l'attacco, che lo vedo un po' leggerino rispetto alle squadre più forti del campionato, perché al momento può contare soltanto su Piemontese. Mi è giunta voce che pare che stiano puntando su Galanducci, non lo so se è vero, infatti ieri non ha giocato nemmeno con la Gelbi. Se dovesse arrivare Galanducci potrebbe puntare a qualche cosa anche sui playoff, secondo me. Al momento la vedo un po' ne dietro. Ne parliamo fra poco. Franco Giugno dice non di... Non ne sa niente. Non ne sa niente, Franco Giugno. Con il mio russo di mercato. E noi invece approfittiamo, ti ho fatto questa domanda anche perché la nostra collega Volcan di Acireale ha parlato di obiettivi con Gianluca Gagliardi e lo ha fatto quasi arrabbiare. Vediamo l'intervista. Prima del rigore comunque aveva creato un paio di occasioni e soprattutto che il mio portiere non ha fatto una parata. Pertanto, detto questo, penso che sia stata forse una gara a senso unico, dove abbiamo commesso l'errore gravissimo, come domenica scorsa, di non aver chiuso prima, di essere state troppo leziose. È una squadra che vuole puntare a qualcosa di importante, non si può permettere una cosa del genere. Da tempo avete un po' arretrato? Sbagliando, perché poi la voglia di vincere ti fa commettere, ecco, ti fa subentrare anche la paura, quindi si pensa che arretrando sei più coperto, invece è peggio, anche perché la Cereale sapevamo che era pericolosa su queste palle lunghe, che era stato il loro leitmotiv, perché hanno creato, diciamo, un po' di subbuglio con Cortese e Tedesco che girava intorno, e questo indipendente dai 10 o i 11 avrebbero comunque giocato così. Lei parlava di vittoria del campionato, ma il Messina diciamo che in qualche modo riesce o riuscirà a vincerle tutte? Io non ho parlato di vittoria del campionato, perché mi fa dire cose che non ho detto. Io ho detto una squadra che vuole essere protagonista, e magari ho detto male, mi chiedo scusa, ma senza mancare di rispetto a nessuno, il Cosenza e la città di Cosenza impone l'obbligo di dover lottare per vincere. Se poi il Messina sarà più bravo a fare qualche punto in più di noi, noi saremo i primi a battere le mani al Messina. Allora, questo era Gagliardi, un po' piccato. Siamo su Facebook per leggere i messaggi che ci arrivano, con Alessandro Ippolito che scrive: un saluto a Morelli, indimenticato 7 polmoni della storica doppia promozione. Immagino sappia Morelli a quale promozione si riferisce. Poi Pino Sposato che addirittura ci dice grazie di esistere, e poi mi dite cortesemente se il Cosenza, leggeremo poi la, ecco, se il Cosenza, eccolo qua, Pino Sposato cortesemente acquisterà una punta, e questo dovrebbe rispondere un dirigente, il Cosenza di sicuro, non Moscero, che magari un aiutante lì davanti lo vorrebbe pure. Però Pasquale Iannucci: sapete se entro fine campionato riusciremo a vedere il logo della nostra squadra sulle maglie rosso-blu? Credo sia alquanto insolito giocare con delle maglie anonime senza il nostro glorioso simbolo. Argomento che possiamo dare una risposta subito con Davide Franceschello, perché ne abbiamo parlato poco fa del marchio. È vero, Davide? Messo sulle maglie, questa è già la seconda partita, perché in settimana probabilmente verrà ceduto da parte di Pino Citrigno il marchio a Stefano Fiore, al Cosenza, come aveva promesso qualche settimana fa, quindi molto probabilmente in settimana ci potrebbe essere questa novità. Allora Franco, i lupi convincono e vincono, scrive Michele Delia, e poi auguri a Patrizia Renato. Perché Franco? Auguri a Patrizia De Napoli, perché è arrivato un comunicato stampa prima che andassimo in onda, perché diciamo che gli è stato così affidato l'ufficio stampa, quindi insomma sarà il nuovo addetto stampa del Cosenza Calcio. Io dico finalmente, perché il Cosenza
ne era sprovvisto dal novembre dello scorso anno, poi c'era stata la parentesi di Pirillo. Parentesi brevissima. Brevissima. Mi piace moltissimo quello che è successo, soprattutto per le polemiche sul contratto, che sono, le ho trovate veramente strane e fastidiose, perché chiunque ha un rapporto di collaborazione ha un altro tipo di rapporto, in quel caso si trattava addirittura di un rapporto di disoccupazione, quindi a termine, e quindi non ho gradito quell'aspetto, visto che ero... Non eravamo in studio, oltretutto eravamo in ferie, combinazione. Ora, auguri a Patrizia, naturalmente, per noi. Di certo non si può dire che non è tifosa del Cosenza. Ah, questo sì. Questo sì. Auguri anche da parte mia. La scelta è strategica in questo senso, perché a Patrizia non le si può dire nulla. E quindi un in bocca al lupo, auguri. Buon lavoro a Patrizia. Buon lavoro, anche perché Patrizia, non è la prima volta che lei occupa questa posizione, con il Cosenza di Intrieri, se non erro. Sì, esattamente. Faceva, quindi ha vissuto momenti difficili, diciamo solo questo. Evidentemente ci ha abituata. Temprata. Sono anche questi, non sono momenti semplici, anche per la cultura, ecco, per la cultura calcistica che in questo momento regna in città, per quello che è tutta la Serie D, insomma, non mi pare che a Cosenza si siano fatti grossi passi in avanti dal punto di vista proprio della cultura calcistica. Purtroppo la Serie D è questa, lo dico a me stesso, ma lo ricordo anche agli altri, caro Manolo, e dobbiamo convivere con questa categoria che io dico che è una barzelletta, perché quando poi sono dei campionati barzellette, squadre come il Nolan dell'anno scorso che non va a Palazzolo pur di avere una multa, dei punti di penalizzazione per non pagare la trasferta, quest'anno arriveremo senza, diciamo, il discorso dei playoff, come è stato già stabilito dalla FIGC, che non ti dà poi a chi vince come il Cosenza la possibilità di arrivare in Lega Prodi. Io dico che poi a Natale il campionato è finito, specialmente se ci dovesse essere uno o due squadre che sono lì in cima e le altre a seguire a 10-12 punti, significa che tutte smantelleranno e vuol dire che poi faremo tanti vivai, e questo poi mi fa piacere dall'altro punto di vista, che poi si smantelleranno tutti questi signori che sono o vanno a svernare nelle varie città, piccole o grosse che siano, e poi giocheremo giustamente con i ragazzi, ed è giusto che questo campionato, a mio avviso, porti avanti anche dei settori giovanili importanti. L'ho definito un campionato barzelletta, rimango ancora di questo avviso e di questa ipotesi, non me ne voglia mister Giugno, perché ci sono delle cose che poi durante il campionato si verificano, come gli errori arbitrali. Non sarà più arrabbiato, però si trova d'accordo sicuramente oggi, perché anche se ha... Ma il campionato barzelletta l'ho diventato da un po' di tempo, pure è la vero, C2. No? È stato due anni fa, per l'anno esempio. Scorso il Celan era retrocesso da sei anni. Per non parlare del Pomezia, se ne sono viste tutti i colori. Sì, quindi li fanno le classifiche generali, caro mister, li fanno ora. E io credo che bisognerebbe ristrutturare tutto il sistema calcio italiano e permettere alle società che hanno i soldi davvero, non i soldi falsi, no, di fare i cambiati d'appartenenza. Se si permette a chiunque di attingere ad un campionato professionistico anche alla Serie D senza averne i fondi, poi succedono queste cose. La riforma non è più rimandabile, il prossimo anno bisogna stringere. Quell'altra squadra. Sì, ma la Lega Pro ha ragione Franco Giugno, la Lega Pro ormai le classifiche, lo abbiamo sempre detto, lo fanno i bonifici bancari. E questa è la verità. Io mi ricordo quando. Non sono molto d'accordo invece sul fatto dei playoff. Cioè i playoff sono importanti. Perché i playoff quando c'erano e si lottava per qualcosa di importanti per accedere alla categoria superiore. Sì, ma sì, quest'anno c'è un comunicato ufficiale della FIGC. Perciò il campionato di Serie D è scaduto l'anno scorso e scadrà anche quest'anno. Cioè, perché allora se si perde interesse, ad un certo punto si perderà interesse e quindi ognuno poi penserà a salvaguardare il proprio bilancio. Io mi ricordo quando Manolo e Andrea Marano erano degli under, giocavano con la maglia rosso-blu, essendo classe 85 se non erro. Secondo te questa regola degli under, così come è strutturata, aiuta veramente i ragazzi a mettersi in mostra oppure è anche una tagliola? Ma io sono sempre stato del parere che se un ragazzo è bravo, gioca. Gioca in Serie D, gioca in Serie C, gioca in A, gioca in B, gioca in tutte le categorie. Perché se è bravo e dimostra di essere giocatore, secondo me non c'è bisogno degli under. Purtroppo, dico purtroppo per i grandi, perché so che c'è tanta gente a casa con famiglie che con questa regola degli under, giustamente una società su 22-23 rosa si deve munire di almeno 4 under che giocano e 4 under che devono andare in panchina, sono già dall'8-10 under che deve avere una squadra in una rosa. Quindi è molto, molto deleterio per i grandi questa regola, però se c'è è ovvio che i giovani secondo me la devono sfruttare nel migliore dei modi, perché per loro
è una grandissima opportunità. Quest'anno è anche un vantaggio economico, se non erro, le nuove norme prevedono anche questo? Sono molto di più gli under, e ogni organico ha almeno 13-15 under. E mediamente tutti gli organici di Serie D hanno 8-10 over, e il resto sono tutti under. Quindi sono molto di più rispetto a quelli che minimi che dovrebbero servire. Questo va proprio in funzione di quello che dicevo io, in funzione del fatto che poi si va verso il discorso per ampliare quella che è la linfa vitale, quindi i settori giovanili. E la media età questo dovrebbe essere poi in effetti il campionato di Serie D, certo. Insomma, parliamoci chiaro. Certo. E notevolmente la media età di un punto percentuale è più bassa dell'anno scorso, quindi le squadre hanno ancora di più ringiovanito rispetto all'anno scorso. Allora, vediamo le immagini dell'errore o presunto tale dell'arbitro che ha diretto la gara. Si chiama Scatigna, mi pare, Scatigna di Taranto. Lo vediamo nelle immagini, a partire proprio dal fallo laterale che viene battuto. Siamo, come diceva Franco Giugno, nel quarto minuto di recupero, la partita ormai finita, arriva questa sorta di rinvio con Piemontese che stoppa il pallone. Se avete l'audio sporco a casa abbastanza alto, ma si vede che ha fermato il gioco, che c'è vedi? No, c'è proprio il fischio. Io ho sentito l'audio sporco, c'è anche se non si fosse sentito il fischio, si vede che il portiere esce fuori dall'area con le mani, e poi succede quest'altra cosa qui, e poi viene richiamata l'attenzione. L'arbitro si avvicina ad Okorogi, estrae il cartellino rosso, e poi si vede che tutti i giocatori del Montalto capiscono che l'arbitro sta commettendo un errore, e gli dicono: guarda che il fallo è stato, il gioco si è interrotto molto molto lontano da quindi da questo decido posto. Io vedi ad Okorogi decide addirittura decido io. C'è Sifonetti che è l'ultimo ad abbandonare, ecco l'audio. La zolla, e gli dice Sifonetti, dice: guarda che arbitro, che signor arbitro, anzi, guardi che il fallo è stato commesso dal piemontese a parecchi metri di distanza. E invece l'arbitro si impunta, va di nuovo dal guardialine, insomma, e non sa che fare, forse è nel pallone. Franco, che dici? Secondo me nel pallone ci è andato, però c'è stato anche il fallo del difensore del Montalto. Bisognerà vedere quello che poi scriveranno nel referto, perché poi noi abbiamo interpellato anche l'AIA di Roma, e in sostanza è venuto fuori questo, perché effettivamente è un po' sui generis quello che è successo ieri a Paola. Loro scriveranno probabilmente che il fallo del difensore del Montalto è arrivato prima del fallo del signor Piemontese. Questo è il sesso degli angeli. Bravo Frank. E questo... No, no, ma non mi portate su questo argomento, sennò devo essere polemico pure con voi. A me questo non mi interessa. Io ti dico quello che scriverà lui, a me non interessa. Io ero sul campo a 10 metri, ho assistito direttamente, Franco, a quello che sto è successo. Dicendo quello lui che non ha visto proprio il guardalini, lui ha interrotto il gioco pallone, dopo 20 secondi. È andato il guardalini, quindi il gioco riprende dove tu hai interrotto. È l'unica modo che il regolamento ce lo possiamo inventare. Lui questo ha detto. E vedi, allora ai commissari di campo che l'hanno tenuto fino alle 6:10 nello spogliatoio. Non ho sentito né l'arbitro né i guardalini, però ai commissari di campo l'hanno tenuto fino alle 6:10 nello spogliatoio. Ma è normale, è una giustificazione perché hanno di bambola. Era l'unica giustificazione che possono trovare è questa. No, il fallo violento è successo prima dell'introduzione del gioco. È solo questo possiamo trovare come. Però le immagini evidenziano anche in modo palese. Ma stiamo dicendo la stessa cosa. Intanto io ho messo in evidenza dire, che lui ecco, è andato, ecco perché è diverso rispetto al discorso di Massimo. Vabbè, perché quelle sono situazioni che accadono la domenica. Non ti do il rigore, la prendo con le mani. Questo fatto di regolamento puro è chiarissimo. Non ricordo il regolamento nella fascista. No, te l'ho detto io qual è il regolamento. No, dico, voglio dire, se c'è condotta violenta... Espelli il giocatore, tu riprendi il gioco dove hai fischiato prima. Tu espelli il giocatore. Espelli il giocatore. La condotta violenta può essere fatta anche nel momento in cui non è in gioco. La condotta violenta, bravo, se io la faccio, non lo so, nello spogliatoio che faccio? Do punizione dal limite? No, la punizione da dove è stata data? Dal limite dell'area, da lì abbiamo preso il gol. Dal luogo dove Okorogi... discussione non è l'espulsione, ma no, la punizione. No, assolutamente. Allora, è la posizione da dove è stato rimesso in gioco il pallone. Piemontese, da come vediamo dalle immagini, alza se rimettono in gioco il pallone da lì, dove in effetti è stato... Tu quella palla deve fare 70 metri, come è in aria fischia la fine, cioè è finita. Franco, la stiamo partita. Dicendo la stessa cosa, mi è stata fatta una domanda sull'arbitro, io ho detto guarda, che quasi certamente ha perso la bussola, vedi? Perché c'è un si difensore vede che calza la palla. Senti il fischio? Senti un attimo. Sì, senti, il fischio. Il fischio è in questo momento tu interrompi il gioco, puoi espellere chiunque anche a 200 metri dallo stadio, ma l'azione riprende da lì.
certo. Non è che ci sono d'accordo, dubbi. Tutto il resto è relativo. Poi, per giustificarsi si tirerà anche del sesso degli angeli, sono di questa altra cosa. Invece la punizione dipende da qui, che è molto vicino alla porta, metto la palla in aria e poi lasciamo stare la sciocchezza nostra che abbiamo detto prima, però è un'altra storia. È un'altra storia perché loro per giustificare, io ho detto che si potrebbero giustificare solo in questo modo, dicendo che nessuno di noi discute l'espulsione giusta del mio giocatore che è stato di un'ingenuità atroce e nonostante non è un ragazzino, no, però voglio dire a questo proposito Franco concludi il discorso poi no, volevo chiudere il discorso dicendo che non fa una grinza quello che stava dicendo il mister e quello che ho cercato di spiegare io dopo aver visto le immagini e aver parlato con l'AI. Il problema sta in questi termini, che c'è un fallo di Piemontese, l'arbitro fischia, abbiamo sentito il fischio e doveva riprendere di là l'azione dalla solo parte opposta, che poi ecco io ho detto solamente che siccome l'errore tecnico questi signori non lo ammetteranno se mai, se no si dovrebbe ripetere la partita, bravo, non lo ammetteranno mai, l'unica io ho cercato di spiegare via d'uscita, l'ombrello o il parafulmine potrebbe essere quello di dire vabbè ma il fallo è stato non più. Vi consiglio di andare all'alta corte di giustizia e al TAR, tanto non c'è speranza. No, ma noi non ci stiamo dicendo le stesse cose perché lì è stata veramente, voglio dire, danneggiata. Fino a quel punto lì aveva fatto pure abbastanza bene, c'era ma lì ha perso la bussola, un ballo da rigore a favore nostro il primo tempo per un ballo di mano netto, ma queste sono cose che c'è stata un io queste cose no non le commento. Non mi interessa il fallo di mano in aria, il fallo da rigore, poi qua può succedere, succedono a migliaia ogni domenica e l'arbitro è da solo, può sbagliare, al di là dell'arrabbiatura del momento dobbiamo essere lucidi e capire che le difficoltà di chi arbitra quali sono. Io discuto un'applicazione no, assolutamente errata no, del regolamento che si evince dalle immagini televisive. Allora, vediamo invece, perché il fischio c'è stato e si sente. Vediamo invece il tupparello, saltiamo Erra per il momento, vediamo il gol annullato ad Arcidiacono al tupparello, ce lo commenta anche Manolo Mocero, poi magari torneremo anche sulle immagini dell'espulsione di Morelli, ma abbiamo già visto che per quanto l'inquadratura sia abbastanza larga, che Morelli si è girato di spalle, il pallone gli è andato addosso sulla schiena e lì è stato espulso Massimo, che fra l'altro aveva anche cercato di avvisare l'arbitro dicendo io non farò più nulla, giochiamo già 10-10, però non è bastato. Allora, Manolo Mocero, vediamo il calcio di punizione di Sicignano, siamo nel secondo tempo di Parente, il calcio di punizione dalla difesa del Cosenza e poi si vede Arcidiacono che raggiunge il pallone, purtroppo non vediamo nel momento in cui è partito il calcio di punizione di Parente, in effetti eccolo qui, e poi Arcidiacono che arriva spalla a spalla con l'avversario. Ovviamente lui fuori. È partito, adesso qua non si vede bene, è partito praticamente un paio di metri dietro i loro due difensori. Il primo attaccante è andato incontro e lui si è buttato dentro. E quindi dal campo si è visto proprio. E da lì poi è nata diciamo la polemica diciamo, il mister che dice che aveva. Pochino si è arrabbiato perché comunque aveva oltrepassato l'aria tecnica e poi l'arbitro lo ha espulso, mi pare, no? Sì, l'ha allontanato. Rivediamo l'azione, appena vediamo Gagliardi allontanarsi, quindi ha provato l'ebbrezza anche della prima espulsione. Dopo la vittoria e l'esordio al San Vito, anche questa per Gagliardi che è costretto a lasciare il campo, continua a indicare però insomma quello che è successo ad Arcidiacono, perché Cosenza avrebbe sofferto sicuramente di meno, per quanto non abbia poi sofferto tanto, però la tensione c'è stata fino all'ultimo secondo. Io tornerei, se è possibile, su Facebook. Antonio Bruno da Senigallia, finalmente possiamo interagire, ci dice che Guarascio si è deciso a scegliere l'addetto stampa, questo 8 minuti fa ci scrive questa cosa. E il segretario, una cosa alla volta, dai. E non c'è Francesco Rico, un ottimo tutto lavoro fare. E adesso potrà sudare di meno la domenica perché ci sarà Patrizia che ci porterà le formazioni in tribuna stampa, per esempio. In bocca al lupo per questo nuovo anno e auguroni a Patrizia De Napoli, in addetto stampa dei lupi, scrive Alessandro Sardone. Eugenio Marasco, un saluto a Mocero, il nostro bomber che con i suoi gol deve riportarci dove meritiamo di stare, forza lupi. Fabio Vercillo, sempre presenti anche da Cireale, insieme a Roberto, Carmine e Gianni, un saluto affettuoso a Davide e Gianluca, prima Davide e poi Gianluca, Fabio, ti tirerò le orecchie martedì e poi domenica tutti al San Vito per sostenere il nostro magico Cosenza, poi parleremo anche del prossimo turno nell'ultima parte.
Affianchiamo una punta a Manolo, Luca Agugini, scusate. Manolo, ti vogliono un gemello per te? Tu che dici? Ti serve? Oppure basta che i tuoi compagni incomincino a segnare? No, io dico che secondo me l'organico è già abbiamo già una rosa importante. Poi qualora dovesse arrivare un'altra punta o un altro giocatore, penso che per un allenatore faccia Mister Giugno, è sempre meglio certo. Avere abbondanza che magari essere sempre corti, diciamo, con i giocatori. Quindi se la società dovesse... Anche se voi davanti, voglio dire, magari non sarete molti, ma tra te e Arcidiacono è un bel pensiero per la difesa avversaria. Ringraziamo pure Marano e Gassama. Ringrazio il mister per il complimento, però... Marano e Gassama sono bravi. E in effetti manca la parte dello sport. La position, diciamo che lui è in ball e subito lo dietro al centro. Manca il Longobardi però dello scorso anno, questi amici sì. Che stanno scrivendo su Facebook, punta... perché in effetti il Cosenza rispetto allo scorso anno c'ha gli stessi giocatori in attacco, perché c'erano Mocero, c'era Cidiacono, c'era Marano, Gassama che poi si è infortunato in quella benedetta partita di Scalea contro il Sambiase, che c'era Morelli appunto, però non c'è il Longobardi. Sostanzialmente sono stati sostituiti tutti. Tutti tranne l'attaccante. Tranne la punta vertice. Il discorso della punta vertice, dell'attaccante centrale, non è tanto il sostituto da affiancare o per agevolare Mocero nei momenti in cui magari per offrire un'alternativa tecnica all'allenatore. Cioè, voglio dire, partite difficili da sbloccare con avversari che si chiudono in difesa, centravanti di sfondamento tanti. Può servire, e come può servire il centravanti Boa, che può fare gli spazi per Arcidiacono e Mocero o Gassama stesso, che potrebbero essere devastanti in quel momento. Se abbiamo un punto di riferimento al centro dell'area avversaria che viene preso in consegna dai due centrali avversari, gli altri possono agire più liberamente, quindi potrebbe essere un vantaggio per Mocero. L'anno scorso ha fatto 21 gol, forse anche più. E c'è una domanda di Alessandro Ippolito che è proprio questa: qual è a Mocero la tua posizione preferita sul fronte offensivo? Largo nei tre dietro una torre come 4-2-3-1 di Napoli, perno del tridente come contro la Nissa, o con un compagno più vicino come ieri questa nel 3-5-2? Una bella domanda, una bella domanda. Tocca a te adesso rispondere. Io rispondo subito a questo tifoso, non so come si chiama. Alessandro quello che ti ha intervistato anche nel dopo Pisa Cosenza, dice, quando qualcuno ti ha dito come responsabile del 2-2 del Cosenza, vabbè. Va bene, allora, io preferisco... Non sono mai stato una punta di peso, ecco, come si suol dire, una prima punta classica, perché comunque non ho il fisico possente, diciamo, della prima punta. Mi piace girare, mi piace muovermi sul fronte offensivo, però sono da Catanzaro che l'ho iniziato a fare passando per Pisa, e quindi quest'anno abbiamo deciso di farla tranquillamente, anche perché secondo me in questa categoria è alla mia portata. Non voglio essere presuntuoso, vuoi se modesto. Così non posso, insomma. Quindi sto cercando di fare il possibile. Non vi nascondo che mi trovo abbastanza bene, perché noi comunque siamo una squadra che cerchiamo sempre di giocare la palla e di non buttarla, perché questa secondo me è una componente molto fondamentale per una squadra che vuole giocare a calcio, perché se tu giochi come la Cireale, che su 90 minuti, 89 minuti e 59 secondi butti la palla lì davanti per gli attaccanti che devono saltare a corci sulle seconde palle, è un discorso. Se tu provi già da dietro a impostare il gioco, voglio dire, per un attaccante con le mie caratteristiche, come penso con quelle di Arcidiacono, Kebba, Marano, in cui piace giocare a calcio, è già diverso, ecco. Penso che l'abbiamo visto, tanto il Miccoli della situazione ha fatto la prima punta tanti anni, e Di Natale se deve giocare prima punta gioca prima punta,
Dipende come imposti la squadra e il modo di Manolo, giocare. Però con questi giocatori tu puoi giocare soltanto palla a terra. Allora, ci fermiamo un attimo, Davide? No. Sì, quello sì. Il cross a quel punto diventa inutile non avendo un forte potere. Esattamente. Serve soltanto per dare un'alternativa al gioco. No, ci fermiamo un attimo. Non sono molto tanto d'accordo. Ne parliamo fra pochissimo. Pubblicità non e poi la terza parte. Ci sono altri messaggi. Poi dovremo parlare con Massimo Morelli perché dobbiamo parlare di nuovo del TAR un attimo e poi tante cose. Allora finiamo verso le 23, sono quasi le 22, siamo in diretta su Ten, quest'anno altra novità, ci vediamo fra pochissimo. Terza parte di replay, allora si parla di attaccanti. Mi fa piacere che sono arrivate molti messaggi. Sono moltiplicati anche gli amici. Siamo passati quasi a 100 persone che hanno detto mi piace alla nostra pagina replay del lunedì. Allora, no, perché molti, ecco, questo è poi il tipo di trasmissione che piace a noi. Parlare di calcio e vedere le immagini e parlare anche di quelli che sono gli errori. Non solo diciamo dei giocatori davanti alla porta, l'errore che può fare l'allenatore, l'errore che fa l'arbitro. Ti leggerò anche un messaggio su questo argomento. Benissimo. Allora, diceva Franco Giugno che anche loro cercano una punta, ha detto prima, ha smentito l'indiscrezione, o meglio, ha detto non ne so niente di Galantucci. Non ho smentito. Ma che attaccante serve? Io non so niente. Ci dica quanto è alto l'attaccante che cercate. Ma non è una questione di altezza, a noi ci serve un altro attaccante, probabilmente una punta centrale che sappia finalizzare o che comunque sappia essere anche compatibile con l'altro attaccante, proprio perché per completare un organico che altrimenti nell'ultima linea è un po' deficitario, quindi a volte non riusciamo, abbiamo la sensazione di non riuscire ad entrare nell'area come vorremmo noi, perché effettivamente pare che ci manchi qualche altra cosa, questo anche perché il resto, alcuni altri giocatori non sono al meglio della condizione, stanno recuperando piano piano e poi a noi manca un giocatore importante che è uno dei pochi giocatori in questa categoria, scusami, che sappia verticalizzare come Catalano. Quindi, lì davanti siete assortiti con Piemontese e poi? Niente, poi abbiamo tutti i trequartisti che sono bravi a partire lungo, però non è il caso di Manolo. Manolo è un attaccante. Non sarà una prima punta, ma un attaccante, sa giocare a spalla alla porta, sa come muoversi, sa come venire incontro, come andare lungo. E noi invece abbiamo, con caratteristiche simili a lui, solo un giocatore che è piemontese. Poi il resto sono tutti giocatori che giocavano all'ala o che hanno fatto in altri anni magari la mezza punta. Il mio non era sicuramente mettere in discussione Manolo, lui sa benissimo come io lo stimo e lo apprezzo. Per come l'ho visto giocare l'anno scorso, come ha dichiarato lui stesso adesso, che gli piace spaziare, gli piace giocare dietro la punta, quindi un punto di riferimento là davanti potrebbe soltanto essergli d'aiuto, quello è il discorso. Ecco, il presidente farà di tutto per accontentarci, il presidente De Caro insieme alla società ci ha dato mandato per scandagliare il mercato per cercare un attaccante che faccia il caso nostro, però volevo precisare proprio questo. Per quanto riguarda noi, magari anche per quanto riguarda probabilmente loro, non è semplice in questo momento trovare attaccanti forti, cioè che possono fare a caso nostro, perché siamo alla chiusura del mercato, gli attaccanti buoni che ce li ha, se li tiene. Dovremmo avere la fortuna di trovare qualche scontento magari in Serie C, dopo il 17 voglia andare via da qualche altra squadra dove non si trova bene, però in questo momento il mercato degli attaccanti a certi livelli mi sembra chiuso, non è semplice, voglio dire. A proposito di attaccanti, Massimo Morelli, il Sambiase ha salutato Okolie e anche Mandarano, e poi insomma adesso avete il giovane russo che ha fatto due gol la settimana scorsa,
Adesso vi siete affidati anche all'estero di Toni Lio soprattutto. Sì, Toni facendo... C'è pure Curcio, mi sbaglio. C'è Curcio che... Sì, hai... stiamo giocando con un modulo che bene o male c'è una punta centrale e l'altra che girano dietro. Poi c'è Toni che speriamo campassi altri 100 anni. Fa sempre gol. Poi ha insegnato anche a Curcio a tirare nella stessa maniera. Sì, stiamo facendo un bel calcio tutti e due. Quindi negli anni, a furia di siamo una squadra giovane. Ci sono diverse scommesse, speriamo di vincerne qualcuna e fare bene, perché credo che abbiamo tutte le potenzialità per fare bene in un campionato che credo sia livellato. Passando anno dopo anno sto vedendo che si livella sempre verso il basso. Ah, tu e sei convinto che sia così? Anche quest'anno? Sì, sì. Anno dopo anno secondo me è livellato verso il basso, anche perché vedendo la situazione nazionale ci sono a livello economico come siamo... messi anche nel calcio, la gente investe poco e quindi alla fine credo che la situazione è questa. Vediamo le immagini anche della Vibonese con il comprensorio normanno, un altro pareggio per la Vibonese che aveva accarezzato il sogno della vittoria contro il comprensorio normanno, che è il Paternò praticamente. La Vibonese è una squadra che è stata messa su in 48-72 ore, poi piano piano stanno arrivando altri elementi. Bisogna dargli il tempo poi a Soda, insomma, di plasmare questo gruppo. Insomma, due partite senza sconfitte, due pari, due punti. Insomma, penso che poi, come diceva Davide Franceschelli all'inizio, avrà tutto il tempo per recuperare. Questo è il gol del vantaggio su calcio di rigore, poi però sarà pareggiato dal Paternò. Questo secondo me è un punto d'oro, perché là prenderanno poche squadre. Che da strano, figuriamoci. Essendo una squadra rognosa come l'allenatore. No. Come, chi sono i giocatori più importanti a quel pareggio intanto? Ma prendi l'Adrano dell'anno scorso, Adrano, di Portolo. C'è Pasca quindi? C'è Di Mauro. Mandarano c'è. C'è anche Mandarano. E questo era c'è la Marsca, ex Licata. Allora, vediamo anche Noto Messina, la sintesi con il prossimo avversario del Cosenza, che è così, sì, e poi il Messina che ha vinto in extremis. Vediamo le immagini, questo è lo stadio di Noto. Il Cosenza, dicevamo, ce lo gioca sempre con la squadra con che infatti godrà in questo caso di un'espulsione di un giocatore del Noto, un terzino destro. Per il momento il Messina che gode dell'espulsione dell'Agropolo, che ne ha avuto due. Perderà Calabuig e Montano, che sono i pendi della difesa. Il Noto perderà Prestigiacomo. Questa partita il Noto, ricordiamo, in vantaggio, la maglia scura quella del Noto. Noto l'allena Galfano. Galfano che ha rivelato alla stampa qualcosa sull'arbitro. Ha detto anche qui, secondo lui, la sua squadra è stata penalizzata dall'arbitro, che avrebbe avuto un occhio di riguardo per il Messina. Queste sono le dichiarazioni di Galfano. Molto pericolose. Sono pesanti. Queste dichiarazioni che quando le facciamo ognuno di noi si assume la responsabilità. Sono le... Commentare un errore tecnico è un discorso. Bravo. Commentare queste cose già in un calcio ormai al limite... della credibilità, no? C'è la Procura Federale. Se facciamo pure queste dichiarazioni ci possiamo andare pure tutto a casa. Questo è il gol del Noto 1-0, esplode lo stadio di Noto per il vantaggio della squadra siciliana. Che però quest'anno è cambiato molto. C'è ancora Fontanella nel Noto, però non c'è Villa. Di Villa non se ne sa nulla, non è nel girone. A Brindisi, non è nel girone, quindi. È un buon giocatore. Non c'è nemmeno Piazza. Ha portato qualche giocatore Galfano, dove era l'anno scorso. No, c'è questo Merito che ha fatto il gol. Che ex Catanzaro? È lui? È uno straniero. Sì, sì, allora probabilmente è lui, perché era un argentino Merito. Azione... abbastanza confusa. Ma anche le cronache che goal, ci sono state il Messina, questo è... Le cronache che ci sono state sul gol del Messina nei minuti di recupero, insomma, anche da Messina stessa parlano di una disattenzione abbastanza grossa della difesa del Noto. Adesso vediamo le immagini. Questa è l'esultanza dei giocatori del Messina sotto la tribunetta dedicata a loro. Il Messina ha vinto senza Ignoff e senza Leon. Sì, Leon ci sono problemi di tessanamento, come il portiere del Cosenza Frillez. Tanto mentre scorrono le immagini mi piazzo già alla postazione Facebook per... No, vediamo questo gol prima. Sì, lo vediamo subito. Non è stato non un chiedo, po' chiacchierato, no, no. Voglio capire per quale motivo è stato chiacchierato il gol da questo Messina. Lancio, attenzione perché ci sarà qui l'espulsione del giocatore, ecco,
del Noto. Avete visto quel contatto? Si ferma il giocatore del Messina, l'arbitro si accorge di qualcosa e manda fuori il giocatore del Noto. Ma lo manda via per somma d'ammunizione, però. Sì, ci stava tutto, ci si stava. Vede che lo tiene. Lo tiene, lo tiene. Era stato ammonito prestigia, come era stato ammonito in io precedenza. Io pensavo fosse un'espulsione diretta, era in diretta non ci stava, però quello va via, lo tiene, fa l'ammonizione. Allora, ricordiamo naturalmente ai nostri utenti di Facebook che non possiamo accettare dei termini scurrili, diciamo così, quindi... anche perché vanno in onda, quindi non possiamo mostrarli, abbiamo un regolamento da seguire. Orso Bruno, forte, innamorato della maglia e della città, un extra lusso per la categoria, Manolo portaci via. Poi tutti allo stadio, sosteniamo e non tagliamo, dice Luca. E Ernesto Donato, ti sei perso il gol del Messina, Gelo. Sì, ma no, ho visto se però, ce lo fa rivedere, l'ho visto in redazione. Leonetti, se ce lo fa rivedere Leonetti, così lo commentiamo. Se andiamo un po' indietro, così commentiamo questo gol. E poi dice, Ernesto Donato, congratulazioni, siete i migliori, dice Ernesto. Questa è la... Ernesto, grazie. Rivediamo Ernesto. Il gol del Messina, anche se l'ho visto già in redazione. Cosa te ne è sembrato? No, mi sembra un gol di quelli che vengono bene, perché sono all'ultimo minuto, quindi insomma il Messina è riuscito a far su anche questa vittoria. Ecco qui l'azione. Forse hanno reclamato il fallo sul giocatore che è caduto. C'era qualcosa. Probabilmente quella. Vabbè, comunque, insomma, poi sono giovani anche gli arbitri. Molto, Davide. Molto. Ah, ne abbiamo avuto un esempio, i guardialinee della scorsa partita con l'Anis. Insomma, erano veramente qualcosa. Hanno ragione tutti, ha ragione il Cosenza, ha ragione il Montalto, e ha ragione anche Morelli per l'espulsione che ha subito. Allora, Franco, hai detto prima del TAR... Abbiamo parlato in settimana con l'avvocato Oreste Marcavallo, chiediamo che si trattava della istanza al TAR per chiedere... Era un'istanza, poi ho da sottolineare che si trattava di un rigetto di un'istanza e non di una sentenza. Di un ricorso. Esattamente. Era una richiesta del Cosenza in attesa della sentenza di merito che si fermassero i campionati per permettere la regolarità, cosa che lì, come ho spiegato consentita ieri in radio, perché sono stato raggiunto telefonicamente... dagli amici Radio Sound, che mi hanno chiesto appunto, mi hanno fatto una domanda sul TAR, ho spiegato quello che aveva in sostanza riferito sia al Corriere dello Sport che a Gazzetta del Sud l'avvocato Oreste Marcavallo, colui che ha perorato la causa del Cosenza. In effetti è uscito fuori che l'interesse per i campionati già partiti da una settimana è stato molto più forte rispetto all'interesse del Cosenza che ha vinto i playoff. Questo è l'assunto che in sostanza è venuto fuori. I giudici del TAR, in sostanza secondo Marcavallo, non si sono voluti assumere la responsabilità di bloccare questi benedetti campionati, e quindi dice andate al Consiglio di Stato e lì farete i conti. È uscito fuori anche un discorso, questo a microfoni spenti ovviamente, dopo il dibattimento di un eventuale risarcimento ai danni del Cosenza, ma la cosa è finita lì perché poi insomma... è uscito fuori che il Cosenza ha avuto rigettato queste istanze. Quindi... Però questo sarà lo scenario se il Cosenza dovesse avere ragione. Adesso ci sarà il ricorso al Consiglio di Stato. Il Presidente è intenzionato ad andare al Consiglio di Stato, ma passerà un po' di tempo, passeranno un paio di mesi, e allora solo lì, ammesso che ti dovessero dare ragione, potrebbe esserci un risarcimento del danno. Io a questo punto non ci credo più, nonostante il Cosenza abbia le anche carte. Ma l'abbiamo detto, scusami, anche perché la strisciata della fideiussione porta la data del 17 luglio e non del 16 alle 13. I due stati sono stati trovati all'avvocato Marcavallo con le sue indagini, i suoi collaboratori che ci sono in Val d'Aosta e quindi Aosta stesso e San Vensan. Signore, più di questo. Allora andate alla procura, l'ho sempre detto, scoperchiate il pentolone, chi ha sbagliato, caro mister, paga. E questo è il discorso. Però non è stato individuato il famoso fumus boni iuris. O meglio, si sono basati su quanto detto dai giudici dall'alta corte federale. Non hanno individuato niente che potesse portare a una sospensione dei campionati. Sì, vabbè, non sono entrati nel merito, ma questo potrebbe accadere fra 2 o 3 mesi, poi a quel punto non ha più senso. Secondo me, il mio modesto parere, non bisognava seguire la procedura ordinaria, ma bisognava... o agire di urgenza, perché la sentenza dell'alta corte di giustizia è arrivata a fine luglio, c'era tutto il tempo per chiedere l'urgenza al TAR, e quindi almeno non avremmo subito questa scusa che abbiamo subito. Purtroppo è andata così. Se mi consenti, per par condicio, visto che
che Franco Segreto ha nominato Radio Sound, volevo fare pure gli auguri a... No, 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 io ho detto che mi hanno chiamato ieri. No, visto che l'hanno nominato. Perché non travisiamo le cose, perché questo Franco Segreto è sulla bocca di tutti. No, questo no. Mi fa piacere, al di là che non ho problemi, perché da 38 anni sono sulle pagine del Corriere dello Sport e quindi non ho... Scusami l'autocitazione, ma me la scusano anche i telespettatori, bisogno di... No, visto che hai citato... No, per parlare, battuta, si parlava, Radio Santo, volevo citare pure gli amici... Venì, facciamo i complimenti a Giuseppe Milicchio, che mi hanno riferito ieri, che insieme a Gabriele Cartini, per carità di Dio. Ma siccome poi ognuno parla di Tizio e di sempre, ma è bello il calcio perché ognuno può parlare e può dire la sua. Era solo una battuta sulla par condicio. Io credo che il calcio bisogna parlarne... ne possiamo parlare tutti, come dicevi tu, ma io credo che quello che parlo di cultura calcistica, quello che sia all'inizio, se ti ricordi, il mio primo intervento è stato sulla cultura calcistica. Credo che sia però importante la buona educazione. Ah, sicuramente. E noi su alcune righe di giornali o forse pure su qualche radio la buona educazione molte volte viene prevaricata. E questo non va bene. Questo non va bene perché poi la gente legge. E i ragazzi giovani leggono o sentono le radio e questo non va proprio bene. Noi siamo molto attenti, infatti abbiamo un regolamento, dicevo, perché ancora non ci è arrivato, però facciamo parte di, di una parte famiglia etica professionale, no? Seguiamo le regole per il seguimento e stiamo molto attenti. La buona educazione, quando... possiamo criticare Franco Giugno, Manolo Mocero, gioca bene, allena male, però la buona educazione non deve mai oltrepassare i limiti e mi risulta che ieri è stato fatto forse su qualche radio libera nei confronti del mio presidente. Sono... E questo non va proprio bene. Oppure su qualche giornale a volte si va oltre, molto oltre il lecito, e questo non va per bene. Per fortuna mister qua poi dopo poi dopo senti parlare di avvocati. Non rispondiamo e questo non è più il calcio, queste cose non ci dovrebbero appartenere. Non rispondiamo di altri mass media. Siccome se ne è parlato un pochettino, ho preso spunto per dire questa cosa, che va avanti da un po' di tempo, però nessuno viene in televisione, come ho fatto io, oppure su qualche giornale, a stigmatizzare mister, come queste vede, cose. Poco fa un nostro telespettatore ci ha inviato un messaggio, è stato cancellato perché conteneva una parola che non era assolutamente... Fatto bene, ma se lo diciamo a viva voce ancora meglio, credo. Capita in tutte le televisioni, penso Io penso che ognuno si debba assumere la responsabilità di quello che dice e di quello che scrive. Non lo so se ha qualche riferimento verso di me, no. No, assolutamente. Quindi, no, assolutamente. Ognuno si assume, sì, ma al di là della responsabilità, ho parlato dei problemi di scurrile e triviale, questo mi sembra. Ma io quando ne so io, sono stati dei tifosi che hanno, non mi pare che siano stati colleghi, anche su alcuni giornali non è che si scrive proprio. E allora, se non vogliamo continuare, non continuiamo, se no io non ho paura di dire pane e vino. No, assolutamente. Quindi non lasciamo stare, chi vuole capire capisce. Se si fanno delle accuse è meglio circostanziarle, perché se no entrano nel calderone tutti. No, chi vuole capire capisce, io dico che allora la mia non è una polemica, se no tu mi porti nella polemica. Io sto dicendo che tutti noi dovremmo essere molto più disponibili verso la buona educazione e stigmatizzare eventuali comportamenti non consoni alla buona educazione. E non è che stiamo a parlare per difendere chi sia, se no non abbiamo capito niente. Devo dire che tra i presenti nessuno ha mai assume la propria responsabilità. Allora torniamo al calcio, perché se io ti uccido e mi assumo la mia responsabilità non è che ho fatto una cosa bella, cioè comunque ti ho ucciso. Mister, non è il caso nostro, non è il caso di questa, non è il caso di questa trasmissione. Sulla gente e poi mi assumo. Mister, non è il caso della nostra trasmissione. Bisogna riferirsi a chi l'ha fatto. Bravo, chiudiamo il discorso perché non ci interessa. Davide, non ci interessa, parliamo di calcio. Parliamo di calcio e del prossimo turno, perché mancano pochissimi minuti. Parliamo della sfida appunto fra il San Biase e il Montalto, e poi ci sarà quella fra Cosenza e Noto. È un derby San Biase e Montalto. Massimo, tu purtroppo non parteciperai, però insomma. Sì, è un derby. Che tra l'altro c'è già stato anche in Coppa Italia. È meglio che non partecipi, no? Franco Giugno è contento. Porpora dove è finito? Porpora è all'Ischia. All'Ischia. Faceva coppia con te. Sì. Domenica c'è il derby, purtroppo non ci sono. Spero al mister di cominciare a vincere la partita fra 15 giorni. E quindi domenica speriamo di fare una grande prestazione e vincere contro il Montalto. Il Montalto anche sappiamo che sarà molto dura, perché è una squadra, a mio avviso, attrezzata per fare un campionato d'avanguardia, perché ha giocatori forti, ha un mister preparato, che io l'ho avuto e quindi lo posso dire di persona, che è un tecnico che forse ha avuto poco nella sua carriera, merita altri palcoscenici, però
E vediamo di fare bene. C'è lo champagne di là? Ah, dicendo, allora, dopo questa dichiarazione d'amore, Franco, c'è lo champagne mister, di là. Dopo questa dichiarazione d'amore, mister, beh, no, vabbè, quasi Massimo, commosso. No, perché c'è. Ma ne parlano tutti bene, perché Adriano, ragazzi, Adriano Fiore la settimana scorsa capitano tutti ex. Tutti ex là, ha parlato benissimo di mister Giulio. Evidentemente, insomma, è uno che ma sa allenare, è uno che sa fare con i calciatori, è vero. Con i giocatori che sono intelligenti, ho sempre avuto un grande rapporto che va al di là della. No, ma pure Adriano Fiore, voglio dire, no, ha avuto delle belle parole. Massimo è un ragazzo che conosco da quando era ragazzino. Ma Manolo forse non lo conosci bene. Il fratello l'ho allenato, sì. Manolo non ha avuto modo mai di giocarci contro, però lo conosco pure da quando era ragazzo, non l'ho frequentato, questa è un'altra cosa. Mentre con lui c'è un rapporto ventennale, quindi è ovvio che ci sia anche questo affetto, di questo lo ringrazio, ma lui sa benissimo che è ricambiato. Domenica sarà una partita, spero bella, tra l'altro sarà giocata su un campo molto bello, no? Sì, sì. Di questi periodi l'Ippolito, il terreno di gioco di solito è bello, quindi sta a noi squadre proporre uno spettacolo decente a chi ci viene a vedere e dobbiamo prenderci l'impegno di produrre prima un buon calcio perché la gente ne ha bisogno e poi eventualmente anche un ottimo risultato se possibile. Andrea, ma posso fare una domanda a mister Giugno? Cosa ne pensa del fatto che... ci sono dei messaggi in Facebook. Un attimo solo, il Ribera, gioca, Marano. Il Ribera gioca su un terreno in campo in terra battuta. Ma guarda, non lo so, io... Come poi io gli ha dato la licenza nazionale. Io credevo che non fosse più possibile. Ha sicuramente una deroga per un anno. Io credevo che poi si rinnova. Non fosse più possibile nemmeno la deroga. Hanno giocato, si è visto l'immagine. Ribera su in terra battuta. E beh, ti viene la depressione. C'è l'amico Marano. Vedo che per un giocatore abituato a giocare su palcoscenici decenti, giocare sulla terra battuta ti viene davvero deprimente. Ah, ecco, visto, c'è subito un messaggio. Allora, intanto Natale Gallo dice c'è stato un precedente al caso del Montalto con il Cosenza a Torino, con il calcio d'angolo per il Cosenza, il guardaline nell'altra parte del campo che richiama l'arbitro che espelle il difensore rossoblu e dà il rigore al Torino. Sì. Magari avendo pure il riferimento dell'anno, poi forse riusciamo a trovare pure le immagini. Sì, te lo dico io qual era l'anno, l'anno della retrocessione. Poi a Torino, che nel centravanti era quello di colore. E Bagua? No, un centravanti di colore. Andiamo a trovare subito. Infatti lo volevo dire pure prima. Sta cosa. Poi Elisiano Dite a Giugno, che è stato il presidente a iniziare la polemica, visto che prende più spazio del Cosenza delle trasmissioni, grazie. Poi un'altra Luana che dice ancora a Franco Segreto della federazione gli stadi perché i giudici ancora questo non lo sanno, questo non si riferisce forse al giudizio di merito che ci sarà. Sì. Poi Luigi Guarascio, grande Manolo, immenso giocatore per la Serie D, domenica doppietta almeno, il fratello del presidente. No. E poi Andrea Marano, questo nome non mi è nuovo. Vediamo. Volevo fare i complimenti a Manolo, bella camicia. E poi ci sono tanti mi piace a questo commento di Andrea Marano che ti fa i complimenti per la camicia. Ma attaccante dal Torino mi pare che era Diawara. Ah, Diawara. Diawara, questo abbiamo ricordato il... Stiamo parlando di... Che l'abbiamo avuto pure non Diawara con Mondonico, ve lo ricordate? Era il difensore, quello era l'attaccante. Quello era l'attaccante. Allora possiamo anche pescare questo precedente nei nostri archivi. Allora. Prossimo turno, abbiamo parlato di San Biase Montalto, a Manolo il compito di presentare facciamo contento mister Gagliardi e tutti i tifosi che quando arrivate sotto rete, insomma, cercate di finalizzare rispetto alle precedenti gare con la Nice e quella di ieri. L'anno scorso con noto 4-1, ricordo il precedente, la partita nei primi giorni. Terza giornata. Cioè i tifosi chiedono questo, 1600 spettatori ci sono stati alla prima contro la Nice. Ce ne saranno un po' di più, sicuramente. Sicuramente perché lo spot del Cosenza è questo, la vittoria da Ciriale. La vittoria da Ciriale è stata importante proprio per questo. No. Dai, è un peccato veramente arrivare, come ho detto prima tante volte, davanti alla porta e non fare gol. Quindi... Ho visto l'Irlanda oggi contro la nostra Italia 3-1, due minuti e due gol incredibili. 4-1, subito sì. L'Under 21, poi 4-1. Franco, il mio allenatore di basket, perché io ho difeso i colori sì, in Cosenza lo so, da cestista. Quando sbagliavamo un tiro così facile, ci facevo fare il giorno dopo 100 tiri dallo stesso punto e 100 flessioni. Quindi va bene quello che ha detto mister Gagliardi, che deve cominciare Gagliardi a allenare al martedì bene, con i tiri verso la porta. Evitiamo. Sì, sì, per migliorare il tiro. E poi, vabbè, che del noto che cosa sapete, in settimana sicuramente Gagliardi studierà l'avversario. Ma questo sta mister, vedere
noto come gioca. Galfano noi l'abbiamo avuto parecchie volte in, ti ricordi, in diretta quando allenava a Vibo. Noi ascoltiamo quello che ci dice il mister, perché comunque da quando, cioè, adesso lo conosciamo più di un mese, comunque quello che dimostrate è che comunque le partite le prepara bene, le squadre le conosce, guarda molto la squadra avversari che giochiamo contro, avversari, e quindi aspettiamo in settimana che ci, dice, ci dirà qualcosa sugli avversari. Sicuramente non sarà facile, perché secondo me ogni partita è difficile, se non la interpreti con il modo giusto puoi vincere con chiunque e puoi perdere anche con l'ultimo in classifica. E su questo sono d'accordo. Quindi dobbiamo stare sempre con i piedi per terra, perché comunque abbiamo vinto una partita e non abbiamo fatto niente. Speriamo che allo stadio ci siano tante persone, perché comunque per noi, come l'ho detto sempre, il pubblico è il 12° uomo in campo, quindi spero che domenica allo stadio sia un bello spettacolo, quindi ci auguriamo tutte tante cose belle. Ecco. Franco, mancano 50 secondi, domanda a bruciapelo, chi giocherà al posto dello squalificato Benincasa? Ma guarda, ne parlavo così a telecamere spente con Manolo Mocero, perché in effetti non ci va bene in casa, potrebbe esserci Guadalupe, potrebbe esserci Salvino nuovamente spostato al centro, ho parlato anche di Giuseppe Caputo, insomma, voglio dire, le alternative ci sono in questo momento. Io non mi fascerei la testa, perché poi anche lo stesso Adriano Fiore, che ha giocato da mezz'ala, ha giocato benissimo, no? Sì, sì. Ieri, fin quando è rimasto in campo. Io dico che le alternative ce l'ha. Grazie a Dio ce l'abbiamo. Non dobbiamo sicuramente suggerire nulla noi né a Gagliardi né ad Aceto. Assolutamente. Sapranno loro. Decideranno loro. Sicuramente Benincasa per noi è un giocatore importante. Anche perché gioca davanti alla difesa. Anche ieri ci ha preso la seconda ammonizione da stupidi, ecco. Bene. Perché comunque mettersi davanti la palla, lontana la palla, e sei già ammonito, magari ha avuto un momento lì per lì di... Però, come ho detto prima, per noi è un giocatore importante, però abbiamo... C'è sicuramente Piero Mallo, abbiamo... sai che io vorrei spendere una parola su Piero Mallo, che sta crescendo, lo sto vedendo crescere questo ragazzo, sta crescendo anche Bruno, siamo in chiusura. Ci sono tanti giovani che stanno crescendo, Piero Mallo, Inaccarato... E ci saranno occasioni d'oro. Allora, ci fermiamo qui, grazie a tutti gli ospiti, Franco Segreto, Manolo Mocero, Franco Giugno, Massimo Morelli, Davide Franceschelli, Rodolfo Magliocchi, Enzo Lonetti, Vittorio Occhiuto, Giuseppe Costanzo, immessi in onda, e abbiamo le ultime precisazioni, Luigi Guarascio, che dice di non essere parente del presidente, Antonio Bruno, che è d'accordo con Franco Giugno sul turpiloquio, che è da evitare in qualsiasi media, anche su Facebook, dice. Io vi ringrazio per l'attenzione, ne riparleremo sicuramente, grazie a tutti anche per la collaborazione e sinergia su Facebook, è stato bello stare con voi anche in questa serata, ci rivediamo alla prossima, arrivederci.